Cari amici, bentornati ad un altro appuntamento. Siamo in compagnia di Desire 610, uno smartphone di fascia media basato sul sistema operativo Android in versione KitKat con interfaccia utente HTC Sense 6.0. Non ho a disposizione la confezione originale di vendita perché HTC mi ha inviato questo device in una confezione anonima. Comunque, all'interno della confezione originale di vendita, come di consueto, abbiamo un caricabatterie con porta USB, un cavo dati USB, micro USB, una cuffia auricolare stereo. Per quanto riguarda il prezzo, Desire 610 viene venduto a 299 € in tre colorazioni: arancio, bianco e questa qui, la blu. Per quanto riguarda invece le dimensioni, l'ergonomia di questo device, devo dire che le dimensioni sono molto compatte, si riesce a utilizzare tranquillamente con una mano. Più nello specifico misura 143,1 x 70,5 x 9,6 mm di spessore, il peso di 143,5 grammi. Vi dicevo che è buona l'ergonomia e è piacevole e pulito invece il design. Abbiamo dei buoni materiali, sul retro abbiamo questo policarbonato lucido, mentre poroso ai lati. Comunque abbiamo un ottimo grip. Per quanto riguarda invece la dislocazione dei tasti, vediamo che sul lato destro abbiamo i tasti per la regolazione del volume, in basso il plug per la micro USB, sul lato sinistro abbiamo questo sportellino che ci dà accesso ai due vani, uno per la SIM in formato nano ed un altro per l'espansione tramite micro USB. In alto abbiamo il foro per l'inserimento del jack audio a 3,5 mm, tasto di accensione e spegnimento e blocco del device, sul retro fotocamera da 8 megapixel con flash LED e il secondo microfono per il sistema di soppressione dei rumori. Frontalmente abbiamo una fotocamera da 1,3 megapixel, LED di notifica, sensore di prossimità e luminosità. Abbiamo poi sempre nella parte frontale queste due ottime casse boom sound e infine nella parte inferiore i tre tasti back, home e il multitasking che sono integrati nel display. Vi parlo subito del processore che è un Qualcomm Snapdragon 400 Cortex A7 da 1,2 GHz, GPU Adreno 305, GB di memoria RAM, abbiamo 8 GB di memoria integrata, però come vi ho detto abbiamo la possibilità di espanderlo tramite micro SD. Stiamo all'interno della galleria. Voglio farvi visualizzare qualche immagine di test. Intanto mi è partito il video. Eccoci qui, stiamo all'interno appunto della galleria, come vi dicevo, questa è la classica palette colori. Il display ha 4,7 pollici di diagonale, è un TFT, risoluzione di 540x960 pixel, 234 pixel pollice, come vedete sto inclinando il display, ottimo l'angolo di visuale, forse un po' riflettente, si vede comunque discretamente alla luce del sole. Già che stiamo all'interno della galleria, voglio farvi vedere come sia compatibile con il formato MP4. Questo è il classico video a 1080p dell'elicottero di Samsung, viene gestito perfettamente dal Desire 610. Andiamo ora a visualizzare il trailer di Iron Man 3. Questo è un MKV, anche qui nessun problema, mentre non mi viene riprodotto il classico demo AVI che utilizzo durante le video recensioni. Qui ho qualche problema. Vi parlo ora di player audio. Tappiamo su musica, davvero impressionante l'audio scatenato da queste due casse boom sound. Come vedete, l'audio è davvero molto forte, molto corposo. Inoltre, il fatto di non aver posto l'altoparlante sul retro, in questo modo evitiamo, quando appoggiamo il device su una superficie piana, la perdita della corposità del suono. Vi
Bene, chiudiamo la parte relativa alla multimedialità, andiamo all'interno della fotocamera. Fotocamera da 8 megapixel, questo è il classico, la classica interfaccia minimale relativa alla fotocamera realizzata di HTC. Il punto di scatto è molto veloce, possiamo regolare il valore di esposizione piuttosto che il bilanciamento del bianco. Abbiamo anche la possibilità di applicare degli effetti live alle nostre foto. Andiamo invece all'interno dei video, possiamo registrare in HD a 60 frame al secondo e, cosa molto importante, anche zoomare durante le registrazioni. Possiamo mettere a fuoco qualsiasi parte dello schermo. Devo dire che le foto mi sono piaciute, sono molto belle anche le macro. Parliamo adesso invece di parte telefonica. Proviamo a fare una chiamata al 190. Devo dire che è ottima sia la qualità tramite le due casse boom sound in via voce, e è ottima anche l'audio in capsula. Bene, per quanto riguarda invece la parte relativa alle mail, proviamo ad aprire una mail in HTML. Come vedete, non abbiamo il pinch out totale dell'email, quindi praticamente per leggerla dobbiamo comunque spostarci a destra e a sinistra. Questa è una cosa, insomma, che mi ha fatto un po' storcere il naso. Per quanto riguarda invece la parte relativa al browser web, devo dire che è davvero ottima. Andiamo sul sito del Corriere. Siamo sotto copertura wifi, possibile visualizzare il sito sia in modalità mobile che in modalità desktop. Abbiamo due browser, quello stock HTC che sto utilizzando in questo momento e Chrome. Devo dire che quello stock HTC è davvero molto fluido, molto piacevole da utilizzare e ha un plus non da poco, ovvero una volta che effettuiamo lo zoom abbiamo il riadattamento automatico del testo, quindi come potete vedere, io effettuo lo zoom e il testo mi viene riadattato. Sicuramente questa è una funzione molto comoda per chi come me, ad esempio, ama leggere in mobilità. Per quanto riguarda invece la batteria è da 2040 mAh, è buona la durata. Diciamo che io, utilizzandolo dalla mattina alle 8 con un utilizzo intenso, sono arrivato intorno alle 7 e poi diciamo mi si è scaricato. Abbiamo però un'ottima gestione del risparmio energetico. Come potete vedere, possiamo decidere sia di tappare sul risparmio energia oppure modalità di risparmio energia estremo, che mi aiuta sicuramente a migliorare la durata della batteria, ad esempio quando la batteria sta al 5-10%. Vi parlo adesso invece di come gira Asphalt 8 su questo device. La scheda video, quindi questa GPU Adreno 305, fa davvero bene il suo lavoro. Come vedrete, lo farà girare ottimamente. Aspettiamo un istante che venga caricato. Sappiamo su gioca. Vediamo anche come gestisce le animazioni. Davvero impressionante l'audio scatenato da queste due casse boom sound. Ho diminuito un po' il volume. Ci siamo quasi. Ecco qui, come vedete, le animazioni vengono gestite bene dal Desire 610. Il gioco gira in maniera fluida, anche l'accelerometro funziona molto bene, quindi non abbiamo nessun tipo di impuntamento, nessun tipo di difetto. Quindi devo dire che la parte relativa al gaming mi ha totalmente soddisfatto.
usciamo da Asphalt 8, andiamo a dare delle conclusioni su questo Desire 610, che è uno smartphone di fascia media, che però è in grado di cavarsela molto bene in tutte le sue funzionalità. Nonostante non abbiamo un hardware eccesso a disposizione, comunque HTC come sempre è riuscito a ottimizzare l'interfaccia Sense, che offre un'esperienza d'uso davvero molto molto piacevole. È buona la parte telefonica, buona la parte relativa alla multimedialità. Il display forse è un po' troppo riflettente, non ha un'elevata risoluzione. Inoltre vi consiglio decisamente l'acquisto di una micro SD, perché comunque abbiamo 8 GB di memoria integrata, però solo 3,9 sono disponibili all'accensione. È tutto da Mario Discepolo per lupocchio.it. Ciao!